Ciao ragazzi, era un po' che non registravamo un gameplay di Minecraft. Perché? Perché da quando il mio caro fratellino gli hanno regalato la copia di The Forest, si è completamente dimenticato di tutto il resto. E vi assicuro che non è stato facile convincerlo a staccarsi da The Forest e poter continuare la sua serie di Minecraft con la 1.8.0. È stato molto complicato, ma alla fine siamo riusciti a fare anche quest'altra puntata. Penso che ne registreremo due o tre di fila. Bene, ci sono già novità in caverna. E cercheremo anche di postarle il prima possibile. Il problema è che The Forest proprio lo ha completamente assorbito. Mi piace troppo. E non vi potete immaginare i casini che sta combinando. Sta cercando di craffare qualunque cosa con tutti gli elementi che abbiamo nello zaino. Bene, io sento degli zombie. E visto che la caverna è chiusa, l'unica soluzione possibile è che ci stanno delle cavità laterali o sottostanti, o magari sopra di noi, dove questi zombie stanno rompendo coglioni. Quindi, fratellino, io direi di prima di tutto di prendere tutto il granito che puoi prendere, perché questo servirà per farci una casa. E soprattutto dovresti incominciare a vedere se riesci a trovare della selce. Ho detto selce, non terra, di quella ne abbiamo anche troppa, ti pare? Se la vuoi raccogliere, fai. Ah, già, è vero! Di solito su dietro i muri di terra si nasconde altre risorse, tipo che so, carbone, ferro. Abbiamo trovato anche dei diamanti dietro la terra. E appunto, abbiamo trovato del ferro. Come si dice, il mio caro fratellino è sempre, ha sempre il culo grosso come una capanna. Beh, non è che ci vuole tanta fortuna. Tu praticamente una caverna la sfondi da tutte le parti. Oh, cavolo! Ma quanto? Io non credo possibile che tu abbia una fortuna come questa. Cioè, ti rendi conto che hai trovato la bellezza di quasi 10 blocchi di ferro? Dove cazzo ci siamo? Ah, ci siamo ricollegati con il coso principale. Va bene. Guarda, hai trovato il ferro dietro la terra, ma non pensare di poter trovare altro, eh? C'è un limite al culo che puoi avere in questo gioco. Sì, e adesso come sali? Domanda retorica, si costruisce dei gradini nella roccia? Ormai sta caverna è talmente illuminata che l'unico modo che hanno per spawnare gli zombie è quello di uscire da una tua scoreggia. Con molta probabilità cuoceremo anche la terra per fare la pietra, cuoceremo anche il pietrisco per fare la pietra e a loro volta fare i mattoni di pietra. Perché devo ammettere che quel tipo di costruzione mi piace molto, quel tipo di materiale mi piace molto. Tutte le case somigliano a dei templi in questo modo. Ho scoperto nella mia serie Minecraft con una grande sorpresa che se prendi la
pietra, se blocchi i mattoni di pietra e poi li combini con i rampicanti, ti esce fuori il blocco di pietra con la verdura intorno. E non lo sapevo. Mi fanno fare per scherzo, giusto per vedere. E ho avuto pure questo culo. Infatti, la stessa cosa. Carbone, ok, va bene. Io mi so... Mi sa che hai trovato quella cavità di cui prima abbiamo parlato. E mi sa che qua sotto ci sarà una marea di zombie. E mi sa che tu vuoi scendere, vero? Beh, la spada di ferro ce l'abbiamo. Un po' di armatura pure. Non ci sta nessuno. Oh. Non ci sta nessuno, tu che fai? Vai a sfondare. Mi sembra logico. Un proverbio molto antico dice: i gatti curiosi fanno una brutta fine. La cronaca, noi stiamo prendendo tutto, perché dopo che abbiamo fatto una buona quantità di materiali, finalmente incominceremo a costruirci la nostra villetta. Per chi non avesse visto i video precedenti, noi abbiamo intenzione di costruirci una villetta proprio a bordo, come posso dire, a bordo spiagge. Non sarà un cottage, sia chiaro. Sarà una villetta a 2 piani, magari con una torre di osservazione molto alta, possibilmente di vetro, in modo che possiamo vedere con calma mentre saliamo i movimenti. Noi tecnicamente stiamo su una specie di promontorio, quindi avremo il mare dalle tre direzioni e il terreno in una sola direzione, quindi praticamente avremo la possibilità di verificare chiunque arriva senza troppi problemi. E siamo sicuri che quando avremo incominciato a costruire casa, incominceremo ad avere visite di stronzi dalla mattina alla sera. Perché già abbiamo beccato un po' di creepy in giro e qualche volta anche un Enderman. E siamo all'inizio. Figuratevi praticamente fra un mese o fra 2 mesi il casino che ci sarà. Un casino simile a quello che stai facendo qua. Non credi che abbiamo abbastanza materiale per potercene andare da questo buco? Che fra poco dovrai riempire con altro ferro? Non ci credo! A quanti blocchi sei arrivato, mi fermo? Io ti devo soprannominare martello pneumatico. Cioè, ti rendi conto che sei riuscito a sfondare questa roccia, questa caverna da tutte le parti? Mi sa che fra poco dovrai andare a fare un'altra volta una svuotata di inventario. Io non ti consiglierei di scavare così in verticale, perché se ci sta qualcosa sopra, ti finisce letteralmente in testa. Abbiamo sentito un po' di ribollimenti prima, quindi può essere che stanno scavando sotto quel pozzo di lava. Quindi cerca di non beccare la lava, perché in questo momento un bagno caldo non è una cosa molto accettabile. Quindi cerca di evitare di fare le tue solite cazzate. Io direi che dovresti mettere una torcia qui, perché se si incomincia a fare troppo buio, questo punto diventa un mob spawner. E se c'è altro carbone, ok.
cioè praticamente tu proprio sei scurato ai massimi livelli, hai fatto il pieno, proprio il pieno. Sì, penso che sia meglio. Un attimo, io ho sentito uno scheletro. Ecco, ho sentito di nuovo, quindi significa che stiamo in un punto dove ci possono essere. Ah, bene. Hai trovato? Hai fatto un bingo? Credi di poter? Oh, cazzo. Sì, è bella grossa. E sopra ci sta anche acqua. Io direi, per evitare di fare una brutta fine, ecco bravo, prendi tutto il carbone che ci sta, ok? E abbiamo finito i picconi. Vogliamo cominciare a usare quello di ferro? Oppure vogliamo levarci dalle balle per il momento? Benissimo, questa canzoncina ci avvisa che la situazione è proprio quella che non dovevamo attivare. Ah, meno male. È anche ora di dormire, è venuto quello. Ok. Io direi di fare una cosa. Questa è la prima. Ok. E voilà, il granito levigato. Guarda che due blocchi rimangono sempre. Guarda cosa, i due blocchi metti. Non vi potete immaginare quanti blocchi ci abbiamo di granito. È paurosa la situazione proprio. Ghiaia non ci serve. La violite e la ghiaia ci serve. Dopo, magari. Perché la semilica dall'altra sercia, la terra non ci serve. Ok. Incominciamo a... Ok, la dorita levigata è pronta. Di andesita ne abbiamo poca. Vedrici non abbiamo molto. La terra, quella ce n'è stata proprio in quantità industriale. Io direi che, visto che abbiamo così tanta diorite e granito, credo che sia arrivato il momento di andare a costruirci qualcosa. Diciamo almeno le fondamenta, ti pare? Organizziamoci bene, ok. E adesso, dopo tanti giorni sottoterra, vediamo di... Ecco, non devi mettere il gradino qua, sennò come cavolo saliamo. Forse qualche pezzo di pietra è la meglio che trovi, eh? Ok. Non mi ricordo dove sta... Ah, sì, devi sfondare qua. Ok. Ci dobbiamo fare una porta qua. Aspetta, fammi vedere se ci sta qualche stronzo. No. Oh cazzo, vai, e qua dobbiamo fare un ponte migliore. Vediamo un po' l'ambiente dopo tanti giorni sottoterra, com'è? Non è cambiato un cazzo. Ok, vediamo un poco. Noi pensiamo che il punto giusto dove costruirci casa sia esattamente questo, per avere proprio il mare dietro e questo piccolo spiazzo qua dove poter allevare. E naturalmente dovremo anche in qualche modo chiudere questo buco o perlomeno metterlo in sicurezza con un recinto. Ok, andiamoci da fare. Penso che per quanto riguarda questo momento di costruzione metteremo una canzoncina carina. E spero che il fratellino decida di velocizzare un po' il video. Ma ne dubito fortemente.
Sei certo che questa larghezza basta? Io direi che sarà un po' più largo, eh? Ecco, così penso che va meglio. Scusa, perché non faccio una cosa? Qui facciamo l'angolo cucina. Ecco, e ora qui allarghiamoci.